Un innovativo sistema di trasporti robotizzato in grado di spostarsi liberamente tra i reparti portando materiali vari, biancheria e pasti, è quello inaugurato al Morgagni Piero Antonio di Forlì alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni, tra i quali il presidente della regione Vasco Errani. Oggi la presentazione di un macchinario tecnologico innovativo, insomma, nonostante i tagli nella sanità, la nostra sanità si conferma comunque un'eccellenza. Qui siamo in una realtà di eccellenze, di grande eccellenza. Le difficoltà non mancano dentro a una riduzione di costi a manovra come questa, ma noi non possiamo rinunciare all'innovazione tecnologica e non possiamo fare passi indietro rispetto alla qualità ottenuta. È qui la complessità e l'impegno che richiede anche la capacità di dare sempre maggiore qualità nella gestione, nella erogazione dei servizi, nella risposta ai cittadini. Quest'oggi è la presentazione di un nuovo sistema di trasporto robotizzato ospedaliero finanziato da Formula Servizi. Direttore, quali agevolazioni porterà? Ma intanto noi riusciamo a fare 350 viaggi con questi robot. Che non so, per esempio, partendo dalla cucina si fanno 800 metri di cunicoli, poi con un laser chiamano l'ascensore e li portano direttamente nei reparti di degenza, dove poi il personale ospedaliero li distribuisce. I vantaggi sono ridurre i costi, aumentare la precisione nei viaggi e permettere anche all'ospedale di ridurre il costo dei trasporti.